Benvenuti al congresso Agora 2022, siamo qui con il dottor Luciano Lanfranchi, chirurgo plastico. Buongiorno dottor Lanfranchi. Buongiorno. Allora ho già la prima domanda da porle. Quali sono i contenuti innovativi, le conferme che vuole evidenziarci relative alla sua partecipazione al congresso? È sempre un piacere e un onore partecipare a questo congresso perché ci dà la possibilità di aggiornarci, che è un qualcosa che noi dobbiamo fare sempre. Vediamo l'evoluzione delle tecnologie, dei materiali, delle tecniche, ci confrontiamo, presentiamo, formiamo. Per cui questo credo sia la parte più importante in assoluta, perché c'è una quantità di colleghi enorme dei quali questo scambio di esperienze, questa condivisione fa la crescita sicuramente professionale e soprattutto ci mantiene, come dicevo prima, aggiornati anche dal punto di vista delle tecnologie che sono tante e crescono molto molto velocemente. Ecco, ricollegandomi all'ultima risposta, ha delle raccomandazioni specifiche per i suoi colleghi? Beh, soprattutto per i più giovani, di essere sempre molto prudenti, corretti e di conoscere i propri limiti. C'è sempre una curva di apprendimento in tutti i nostri percorsi, la quale va rispettata e non saltata, insomma, non bisogna accelerare. E la prima cosa sicuramente è la formazione, l'utilizzo dei materiali adatti e la tecnica, che è fondamentale. È innegabile che la medicina estetica stia diventando sempre più sicura ed etica. Ci sono dei rilievi clinici, pratici e raccomandazioni per i pazienti? Beh, soprattutto per i pazienti, rivolgersi a personale, professionisti veramente specializzati, con formazione, che utilizzino i giusti prodotti, le giuste tecnologie e che lavorino in totale sicurezza, che è una cosa fondamentale, perché sicurezza è chi siamo, il nostro percorso formativo, le persone con le quali collaboriamo e lavoriamo, nelle strutture dove lavoriamo, prendendo sicuramente in considerazione il tipo di materiali e tecnologie che devono essere sempre all'avanguardia. In Agora vediamo quello. L'ultima domanda, allora, lei è un chirurgo plastico e vorrei parlare della rinoplastica, che è un intervento molto richiesto. La rinoplastica non è un intervento facilissimo, non sempre soddisfa il paziente e si è abbinato il rino filler. Allora io le chiedo, quali sono gli approcci medico-chirurgici alla correzione dei difetti estetici e funzionali del naso? Beh, ce ne sono tante, ci sono tante cose non invasive che possiamo proporre ai nostri pazienti. Ovviamente vengono dai concetti chirurgici. La rinoplastica è un intervento di alta complessità per noi chirurghi plastici, ma non solo dal punto di vista tecnico, perché sono pazienti talvolta particolari, no? Parlando di una materia, mi sento di dire, non alfanumerica, tante sono le cose che possono succedere, per cui noi dobbiamo ridurre i rischi. Cose, procedure non invasive sono tante che possiamo proporre, che vengono sotto ispirazione da quella chirurgica. Noi con degli acidi ialuronici possiamo mimare innesti cartilagini che noi facciamo in corso di rinoplastica. Ovviamente ogni volta che andiamo a fare un impianto di acido ialuronico sul naso bisogna stare molto attenti, soprattutto perché possono esserci delle complicazioni, per cui non va mai preso, diciamo, alla leggera. Bisogna rispettare ancora di più sicuramente i canoni di sicurezza, totale sicurezza. Nei casi di rinoplastiche magari secondarie con dei piccoli difetti, ovviamente i rischi aumentano sicuramente per quello che possiamo offrire delle piccole correzioni sia funzionali che cosmetiche, anche dopo rinoplastiche, però va evaluato ancora di più il paziente, va spiegato benissimo quali sono i limiti soprattutto, perché noi abbiamo dei limiti, per cui che vanno rispettati e questo ci permette di lavorare sicuramente meglio, con maggior sicurezza e dare sicuramente offrire tanti bei trattamenti ai nostri pazienti. Benissimo. Grazie dottor Lanfranchi per il suo prezioso contributo. Un piacere enorme. Grazie. Buon lavoro. A voi.